Le trattative sul caro pedaggi di A24 e A25 sono arenate e la stangata è sempre più vicina. Per questo parlamentari abruzzesi e laziali sono pronti a fare nuove pressioni sul governo centrale affinché si bloccano gli aumenti, ma non solo. L'obiettivo è una soluzione definitiva. I sindaci e gli amministratori del comitato sono tornati ad incontrarsi e a incontrare senatori e deputati abruzzesi e laziali e chiedono con forza di sapere pure a che punto è l'approvazione del PEF, il famoso piano economico finanziario, grazie al quale gli aumenti potrebbero essere congelati. Oltre agli amministratori di Abruzzo e Lazio sono intervenuti l'onorevole Pezzopane, la senatrice di Girolamo, il senatore D'Alfonso per l'Abruzzo, la senatrice De Petris e l'onorevole Morassaut per il Lazio. Il dossier sul caro pedaggio è a Palazzo Chigi, ma non si hanno notizie ulteriori. I presenti hanno quindi preso l'impegno di chiedere un incontro col governo. Il comitato però non si fermerà e chiederà nuovamente al ministro Giovannini delle risposte. È una corsa contro il tempo, perché come ormai si sa, gli aumenti sono stati bloccati a dicembre scorso. Dal 1 gennaio al 1 luglio è lasso di tempo per procedere con l'approvazione del PEF, ma sono passati 3 mesi e non si hanno notizie e soluzioni. È ovvio che i rincari sarebbero un'autentica mazzata per le aree interne, per i pendolari e gli autotrasportatori. Aumenti che sarebbero ancora più gravi nel quadro di crisi energetica, con gli aumenti conseguenti di benzina e gasolio che sono attualmente in corso. Nella mattinata di ieri si è svolta presso il comune di Carsoli una riunione con tra le rappresentanze del gruppo dei sindaci promotori della battaglia per la A24, A25 contro il caro pedaggio e la sicurezza e alcuni parlamentari di Lazio e Abruzzo. All'esito dell'incontro i parlamentari hanno comunque assunto l'impegno di promuovere presso il governo una soluzione definitiva al problema. Noi sappiamo che il 30 giugno termina la sospensione dei rincari dei pedaggi, per cui non possiamo permettere che dal 1 luglio scattino i nuovi aumenti. Per questo i sindaci, comunque in attesa di ricevere degli aggiornamenti da parte dei parlamentari, comunque continuano la loro battaglia. I sindaci si incontreranno nuovamente giovedì a Carsoli per programmare le prossime iniziative. Sicuramente scriveremo nuovamente al governo e al ministero per sollecitare un loro immediato intervento. Sicuro non permetteremo gli aumenti.